Ciao, qui Simone, qui Stefano di Photoshop Facile. Ti sei mai chiesto qual è la differenza tra l'opacità e il flusso in Photoshop? Benvenuto in questo nuovo video. Facciamo questo video perché pensiamo sia molto importante parlarti della differenza tra l'opacità e il flusso. Purtroppo la maggior parte dei nostri studenti, non conoscendo la differenza tra il flusso e l'opacità, utilizza solo l'opacità. E questo è un gran bel problema. Infatti ti dirò, nella maggior parte dei casi, ti conviene sfruttare il flusso. Se riuscirai a comprendere il funzionamento del flusso e come poterlo utilizzare per le tue immagini, fidati se ti dico che non riuscirai più a farne a meno. È una droga. Quindi rimani sintonizzato su questo video e già che ci sei lascia anche un bel mi piace. Ci renderesti molto felice. Davvero basta poco. Ti ricordo che il 26 agosto apriremo ufficialmente le vendite del percorso Photoshop Facile, il primo percorso per imparare ad usare Photoshop e realizzare immagini mozzafiato anche se parti da zero. È un corso che si distacca completamente dai classici corsi di Photoshop, infatti non dovrai stare 6-7 ore al giorno a studiare come un mulo. Abbiamo preparato un vero e proprio percorso in cui ti prendiamo per mano e ti porteremo ad imparare ad usare Photoshop anche se parti da zero e realizzare incredibili immagini. Ecco, in molti ci avete chiesto il prezzo di questo corso. Lo abbiamo già detto sul post del gruppo Photoshop Facile. Se ancora non fai parte del gruppo, cosa aspetti? Trovi il link in descrizione. E il prezzo sarà di 197 euro solo per la prima settimana. Quindi a partire dal 26 agosto avrai 7 giorni per acquistare, dopodiché chiuderemo le vendite. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Inoltre, 3 giorni prima del lancio del corso Photoshop Facile, quindi il 23, il 24 e il 25 agosto, rilasceremo le prime 3 lezioni in modo totalmente gratuito. In queste prime 3 lezioni vogliamo farti comprendere le basi di Photoshop. Ok, non ci piacciono gli spoiler, quindi direi di non perderci in chiacchiere ed iniziare subito a vedere qual è la differenza tra l'opacità e il flusso in Photoshop. Ed eccoci qui all'interno di Photoshop. Come puoi notare, abbiamo già creato un nuovo documento con un livello di sfondo bianco. Bene, in questo primo step vogliamo illustrarti quella che è la differenza tra l'opacità e il flusso in Photoshop in modo abbastanza teorico, quindi con il classico documento bianco davanti. Andando avanti invece ti faremo vedere la differenza in modo un po' più pratico, quindi possiamo dire che andremo a sporcarci le mani. Per il momento rimaniamo qui sul nostro nuovo documento e andiamo a selezionare lo strumento pennello. Questo perché sia per quanto riguarda lo strumento pennello, sia per quanto riguarda altri strumenti che Photoshop ci mette a disposizione, possiamo visualizzare le due spunte, opacità e flusso. Andiamo a vedere subito la differenza e quindi creiamo un nuovo livello. Quindi clicchiamo su questa spunta qui in basso a destra, strumento pennello, qui in alto a sinistra possiamo accedere alle proprietà del nostro pennello, quindi possiamo cambiare la dimensione, modificare la durezza. Ecco, in questo momento mi limito ad aumentare la dimensione e lasciare durezza 0%. Colore nero, diamo ok, e proviamo a fare una pennellata sul nostro livello vuoto. Come normale che sia, con un'opacità ed un flusso pari al 100%, andremo a visualizzare il 100% della nostra pennellata. Ok, premo una piccola parentesi, la pennellata come puoi notare risulta molto sfumata perché la durezza del nostro pennello è impostata a uno 0%. Provando ad aumentare la durezza e quindi a portarlo al 100%, rifacciamo una pennellata. Ecco, il pennello risulterà molto più duro e molto più definito. Chiusa parentesi, perché all'interno del percorso Photoshop Facile abbiamo dedicato una lezione dedicata solo ed esclusivamente ai pennelli in Photoshop. Quindi ti sveleremo tutti i segreti che si nascondono dietro a questo apparente e facile strumento. Ok, eliminiamo questo livello, addio pennellate, e creiamo un nuovo livello. E per prima cosa proviamo a diminuire l'opacità della nostra pennellata. Quindi da 100% ci spostiamo, non so, a un 50%. Il flusso lo rimaniamo a un 100%, modifichiamo la durezza del pennello, quindi voglio un pennello più morbido, durezza 0%, e facciamo un'altra pennellata sul nostro documento. Eccolo qui. Che cosa è successo? Perché la nostra pennellata è grigia? Questo perché l'opacità del nostro pennello è calata del 50%, quindi rispetto alla pennellata di prima la visibilità si è dimezzata. Infatti, provando a nascondere il livello di sfondo, come puoi notare la trasparenza, nonostante sia coperta di un po' di nero, sarà comunque visibile. Rendiamo visibile il livello di sfondo. Ecco, nella maggior parte dei casi ti ritroverai a lavorare con un'opacità molto più bassa, quindi diciamo un 10%. Andiamo indietro, modifica, indietro. Anzi, impostiamo un 20%. Ecco, provando a pennellare sul nostro livello con un'opacità pari al 20% e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e facendo una pennellata sul nostro documento, nonostante noi ripassiamo al di sopra della pennellata più e più volte, l'opacità rimarrà sempre al 20%. Ecco, ti ricordo che stiamo tenendo sempre premuto il tasto sinistro del mouse. Ecco, per aumentare l'opacità della nostra pennellata saremo costretti a ripassarci sopra. Quindi rilasciamo il tasto sinistro del mouse e riclicchiamoci. Ecco, come puoi notare stiamo sovrapponendo due pennellate pari al 20%. Quindi 20 più 20% per un totale del 40%. Su questa zona l'opacità risulterà pari al 40%.
Ancora, ripassiamoci sopra, eccetera, eccetera. Quindi per andare a scurire la nostra pennellata dovremmo fare necessariamente più clic sul mouse. E questo in fase di post-produzione può risultare un po' scomodo. Ecco, un altro limite dell'opacità è che la transizione tra un'opacità e l'altra risulterà molto dura. Zoom un pochino. Come puoi notare, tra una pennellata e l'altra è visibile proprio un distacco. E questo, quando ti ritrovi a lavorare all'interno delle tue immagini, diventerà un gran bel problema. Torniamo indietro. Nell'introduzione di questo video ti abbiamo detto che il flusso è sempre la miglior scelta. Infatti la maggior parte dei nostri studenti, non riuscendo a capire per bene qual è la differenza tra l'opacità e il flusso, tendono a privilegiare l'opacità. Ma, nella maggior parte dei casi, ti conviene andare ad abbassare il flusso e lavorare con un'opacità pari al 100%. Quindi aumentiamo l'opacità, diminuiamo il flusso al 20% ed eliminiamo questo livello 1. Quindi lo selezioniamo e premiamo il tasto cancella sulla nostra tastiera. Ci dirigiamo sempre sullo strumento pennello, colore nero. La dimensione la lasciamo uguale a quella di prima. Proviamo a fare un'altra pennellata sul nostro documento. E la caratteristica principale nel lavorare con il flusso piuttosto che l'opacità sta proprio nel fatto che, sempre tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e provando a ripassare sulle zone su cui ho già pennellato, automaticamente Photoshop, lì dove sono andato a ripassare, avrà aumentato la visibilità del mio pennello. Quindi possiamo aumentare la visibilità del nostro tratto pur non rilasciando il tasto sinistro del mouse. Questo, nel momento in cui andrai a lavorare nelle tue immagini, sarà un fattore che ti permetterà di avere molto più controllo, ma soprattutto ti permetterà di avere delle transizioni tra una pennellata e l'altra molto più pulite. Quindi non sarà più visibile quel brutto distacco che visualizzavamo prima. Bene, a questo punto vogliamo illustrarti la differenza con un esempio un po' più pratico. Quindi spostiamoci sulla nostra nuova immagine. Eccola qui, Simone con la sua posa in tutto il suo splendore. Sono stato costretto a posare in questo modo, ragazzi. Bene, come puoi notare, come livello di sfondo c'è appunto Simone, e qui c'è un nuovo livello chiamato livello 1, in cui ho semplicemente importato l'immagine di un cielo. Infatti il nostro scopo sarà quello di andare a sostituire questo cielo brutto e bruciato con un cielo molto più colorato e molto più carino. Il tutto lavorando solo ed esclusivamente con l'opacità del flusso in Photoshop. Ecco, ti ricordo che puoi scaricare le immagini che utilizziamo noi nella descrizione del video. Rendiamo visibile il nostro cielo, e quindi livello 1, e creiamo una maschera di livello. Invertiamo la maschera di livello, quindi stiamo nascondendo tutto il contenuto del livello 1, e prendendo lo strumento pennello colore bianco saremo noi a decidere dove rendere visibile il nostro cielo, e lo faremo sfruttando l'opacità e il flusso. Proviamo ad aumentare la visibilità del nostro cielo andando a lavorare con un flusso pari al 100% e un'opacità pari al 10%. Vediamo cosa succede. Aumentiamo la dimensione del pennello, ti ricordo che puoi aumentare la dimensione anche tenendo premuto Ctrl più Alt e spostando a destra per aumentare e a sinistra per diminuire la dimensione del tuo cursore. E per aumentare la visibilità del mio pennello sarò costretto a fare più clic sulla composizione. Quindi 1, 2, 3, 4 clic, 5 clic, 6 clic. Capisci che questa non solo diventerà un'operazione molto lunga, ma a lungo andare sarà anche un bel problema. E questo perché la transizione tra una pennellata e l'altra risulterà molto visibile. Senza contare poi la scocciatura, vabbè. Ecco, un'altra cosa è che andando su Finestra, Storia, come puoi notare, per ogni clic che abbiamo fatto sulla nostra immagine avremo creato una nuova storia. Ecco, ti ricordo che Storia è un pennello che registra tutte le nostre ultime 50 operazioni. Quindi il nostro documento con tutte queste storie risulterà anche molto più pesante. Vediamo. Andiamo indietro e proviamo a fare la stessa cosa con un flusso pari al 10% e un'opacità pari al 100%. Flusso 10%, opacità 100%, e siamo pronti per fare le nostre belle pennellate. Quindi qui voglio che sia molto visibile. Ecco, visto che non mi va di perdere tempo nel scontornarmi praticamente con il pennello, è un'operazione molto lunga, voglio effettuare una selezione di Simone in 2 secondi. Quindi vado indietro, strumento selezione rapida, mi dirigo sul livello di sfondo, faccio la selezione della sagoma di Simone, eccola qui. Andiamo a migliorare un attimo questa selezione, quindi mi dirigo su selezione, seleziono in maschera. Attenzione, perché facendo un semplice click ci ritroviamo sulla nuova schermata di modifica selezione, che a mio parere, diciamo, risulta molto più scomoda. Andiamo su annulla. Per visualizzare quella che era la vecchia schermata, quindi la schermata di miglior a bordo che visualizzavamo nei vecchi Photoshop, basterà dirigerci su selezione in maschera e tener premuto il tasto maiuscolo. Quindi teniamo premuto il tasto maiuscolo e facciamo un semplice click. Eccola qui, la vecchia schermata migliora a bordo, la mia preferita. Ok, a questo punto andiamo a migliorare la selezione dei miei capelli, del mio contorno e di tutto il resto. Aumentiamo la dimensione del cursore e semplicemente ripassiamo sulle zone un po' più delicate, quindi non so, come sui capelli, in questo modo. Ecco, guarda come la selezione risulterà molto più accurata. Un po' qui sulla spalla. Ok, per il resto direi che ci siamo, quindi la cosa che mi interessava erano i capelli in realtà. Diamo ok. Ci dirigiamo sul nostro livello 1, quindi sul nostro cielo, facciamo clic all'interno della maschera e adesso con lo strumento pennello con un flusso pari al 10% renderemo visibile il nostro cielo al di fuori della nostra selezione. Quindi facciamo selezione,
inversa. In questo momento possiamo andare ad alterare il cielo pur lasciando inalterata la mia sagoma, quindi non andremo a toccare neanche una ciocca di capelli. Teniamo premuto il tasto sinistro del mouse e facciamo la nostra bella pennellata per andare ad aumentare la visibilità del cielo. Ecco, qui la comodità sta proprio nel fatto che possiamo ripassare più e più volte pur tenendo premuto il tasto sinistro del mouse. Ecco, questo modo di lavorare è molto più efficace e ti farà risparmiare davvero tantissimo tempo. Ecco, ad esempio, non andiamo ad aumentare l'opacità su questa zona qui. Infatti, vogliamo che il distacco sia molto sfumato. Qui sopra aumentiamo un pochino la visibilità. Ok. Lì, vicino il mio gomito, sulla parte destra, è un po' troppo bianco. Facciamo un'altra piccola pennellata, ecco, esatto. Bene, direi che così ci siamo. Seleziona, deseleziona per deselezionare e l'effetto risulta davvero molto gradevole. Ecco, volendo, nel caso in cui l'effetto sia troppo visibile, possiamo andare a diminuire l'opacità e quindi la visibilità del nostro livello. Nel nostro caso diminuiamo l'opacità del nostro livello da 100%, ci spostiamo a un 75%. E il tutto lavorando solo ed esclusivamente con il flusso in Photoshop. Prima, dopo. Ecco, naturalmente adesso potremmo fare altre migliorie per rendere l'effetto più realistico, ma il nostro intento era solo quello di farti capire la differenza tra l'opacità ed il flusso in Photoshop. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se hai qualche dubbio ti ricordo che puoi lasciare un commento qui sotto. Noi siamo sempre qui pronti per risponderti e darti nuovi consigli. Per oggi direi che è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao, ciao. Ragazzi!